Taglio del nastro per 13 alloggi popolari rimessi completamente a nuovo in via Bolivia, nel quartiere Due Pini. Una spesa di oltre 840.000 euro. Gli appartamenti sono stati riqualificati da Aler grazie ad un finanziamento del comune di Mantova con risorse PNRR. All'inaugurazione il sindaco Mattia Palazzi, i vertici di Aler con il presidente di Brescia Cremone Mantova Amedeo Ghidini e l'assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli, che ci spiega i dettagli dell'intervento. Una giornata importante, sono soddisfatto perché recuperiamo 13 alloggi che erano fermi da tempo per carenze manutentive. È stato un intervento importante, più o meno per 60.000 euro d'appartamento. E è importante perché ovviamente abbiamo delle graduatorie molto lunghe di persone che aspettano la casa e questi 13 alloggi verranno assegnati entro l'anno. Devo dire che l'intervento sugli alloggi di fatto va di pari passo con l'intervento esterno che abbiamo fatto in Due Pini, nell'area fra Via d'Aldosso e Via Bolivia. È un intervento molto bello sull'area esterna, ma era giusto anche intervenire dentro i condomini. 13 alloggi sono di misure varie, nel senso che comunque partiamo dai 55 metri quadrati per arrivare ai 110. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Ghidini, che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra enti, rinnovando l'impegno a migliorare la situazione degli alloggi popolari mantovani. Sono molto molto contento dell'invito ricevuto dal sindaco per inaugurare quelli che sono delle unità abitative costruite con una ottima collaborazione tra le due istituzioni cittadine, cioè il Comune e l'Aler di Mantova, perché sono 13 appartamenti dell'Aler che sono già nella disponibilità del bando e quindi già in disponibilità dei cittadini. Il sindaco Palazzi rivendica il successo di questa operazione, ma chiede alla Regione più risorse per l'edilizia residenziale pubblica. E oggi abbiamo fatto questo intervento su appartamenti dell'Aler, che abbiamo finanziato con i soldi del Comune di Mantova vincendo un bando. Perché la casa è un diritto, ma è un dovere dei proprietari, soprattutto se i proprietari sono il pubblico, lo Stato, la Regione, il Comune, è un dovere mantenere gli immobili, perché ci sono tante persone che ne hanno diritto e bisogno e non è giusto che anche nella nostra città ci siano così tanti appartamenti Aler sfitti, perché da molti anni la Regione Lombardia non mette le risorse necessarie per consentire ad Aler di recuperarle. Questo è un problema che riguarda tutta la Regione, non solo Mantova, ma è un problema che riguarda in particolare anche la nostra città. Oggi siamo riusciti a fare questo intervento con 843.000 euro perché abbiamo vinto un bando e come Comune ci siamo fatti carico di aiutare una situazione dei nostri concittadini su immobili non nostri ma di Aler, in un accordo e una convenzione con Aler. È chiaro che non può essere il Comune a recuperare sempre gli immobili che non sono di propria proprietà, quindi quello che io ho chiesto, chiedo, è che però ci siano più risorse da parte della Regione Lombardia sull'edilizia residenziale pubblica.